Immaginatevi di essere in riva al mare, col vento rinfrescante che vi carezza la pelle, con le onde e il loro rumore che si infrangono sulla riva, oppure in montagna con le nuvole che fanno le loro capriole sulle cime, mentre mandrie di vacche brucano l'erba intorno a voi. Cos'è che manca in queste narrazioni idilliache dell'estate? Manca una chitarra da viaggio da portare sempre con voi. E questa chitarra, ragazzi, Yamaha CSF3M è un gioiellino. Ciao a tutti e scusate, questa andava bene per fare il pirla all'inizio, però già sembro pirla così se vado avanti con gli occhiali da sole, non è cosa. Ma dicevo, ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio di liuteria. Io sono Andrea Marcellan e come abbiamo visto nell'intro di questo video, oggi parliamo di questa chitarrina qua, Yamaha CSF3M. Vi dico subito perché ho deciso di fare il video su questa chitarra. Perché mi è capitata in laboratorio per fare un setup e cambio corde. E vedete la dimensione. Adesso non ho una chitarra standard da mettere di fianco per farvi vedere, o meglio, ce l'avrei, ma è là ammassata in mezzo a tutte le chitarre che nei vecchi video erano qui. E per fare questo video un pochino nella postazione vecchia che un po' mi mancava, ho preso tutte queste chitarre, le ho accatastate lì, per cui tirarne fuori una per farvi paragone anche no. Però vedete benissimo che è una chitarra piccolina. La prima cosa che ho fatto, siccome esteticamente mi piaceva, la tavola armonica mi piaceva il disegno perché è molto accattivante come forma, una sorta di, non so come definirla, una vagamente parlor come chitarra. La prima cosa che ho fatto istintivamente è stato fare vibrare le corde e ho pensato, porca miseria che suono che c'ha sta chitarrina. E io dovete sapere che c'ho un po' la fissa per le chitarre piccole. Ma questo ve lo spiego poi, perché, come sempre, prima di cominciare, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti in arrivo su questo canale. E vi ricordo che è un gesto assolutamente gratuito, semplicissimo da parte vostra, che, non costandovi niente, dà una grande spinta a questo canale dedicato alla divulgazione riguardo alla liuteria e ovviamente anche alle recensioni di strumenti musicali. Non solo quello, ma se vi va di sostenere questo canale, sapete che ci sono gli shop Amazon e Thomann dove potete comprare chitarre e attrezzi e componentistica di cui vi parlo nei miei video, compresa questa chitarra che troverete su Amazon, perché non so perché su Thomann non c'è, ma su Amazon la trovate in due modelli. Non ne hanno tantissimi pezzi disponibili, però siccome è venduta e spedita da Amazon, penso che sia uno stock che viene, diciamo, di frequente rimpolpato con nuovi esemplari. E prima di cominciare, come sempre, anche due parole su Patreon, dove comincerò ringraziando subito i miei creators, o meglio, i miei membri Patreon, dei quali potrete leggere il nome qua sotto, e fra i loro nomi potrebbe esserci anche il vostro se decidete di supportare questo progetto in maniera proattiva e avere accesso così anche a contenuti che sono o in anteprima o esclusivi, ma soprattutto partecipare alla scelta di, per esempio, nuovi video, come crearli, come gestirli, insomma. Se vi va di fare un salto, sapete che c'è anche la possibilità di fare una prova gratuita per 7 giorni per vedere un po' che aria tira. Ma tornando a questa chitarrina, come vi dicevo, è arrivata qua per caso e la cosa che mi ha colpito subito è proprio la passione che io ho per le chitarre piccole. E perché vi direte voi chitarre piccole, quindi travel guitar? Abbiamo tutti il chitarrone, abbiamo tutti la bella chitarra, o quasi in tutti, insomma. E avere il chitarrone da portarsi in giro al mare, in montagna, in campagna o ovunque sia, è sempre un pochino un'ansia, perché immaginate di portarvi una Dread che è grande sempre, alta così, con una custodia 3 volte più grande. E dove la mettete in macchina? Nel bagagliaio non ci sta, nel sedile posteriore rompe le balle. Questa qua la lanciate in bagagliaio e ci sta sicuro al 100% anche se avete una Smart. E in più, qual è l'altro punto fondamentale? Che anche qui, se volete andare in passeggiata al mare, portarsi dietro uno scafandro grande sempre con dentro un chitarrone ha poco senso. Queste chitarre sono piccole, così come piccola la custodia con cui portarle in giro. E lo scopo è esattamente questo.
Se poi voi la chitarra che avete comprato la portate in giro più spesso e più volentieri perché è piccola, è portatile e a un certo punto di vista è anche più facile perché avendo la scala più corta è anche un pochino più facile, cosa succede? Che sta benedetta chitarra la suonate di più. Non solo questo, ma immaginatevi, come vi dicevo prima, in riva al mare, in montagna, magari state prendendo sole, vi torna super utile avere una chitarra così, così vi nasconde la pancia, che nel mio caso forse anche un po' di tette mi deve nascondere perché ultimamente faccio tanti video, faccio tante riparazioni, ma movimento poco. Ma veniamo un pochino ai dettagli di questa chitarra, che come avete sentito dall'inizio è sempre una piccola prova, fatta velocemente perché io ho poco tempo per suonare, se devo inventarmi qualcosa di particolarmente arzigogolato, suonato bene, ci perdo un'ora e mezza e come ho appena detto tempo ne ho veramente poco, però spero che sia stato sufficiente percepire il suono acustico per poterlo comparare col suono da jack, che è un sistema piezo assolutamente basico, nel senso che non c'è volume, non c'è tono, non c'è un microfono da mescolare al suono del piezo, è proprio piezo dritto e puro da sottoponte all'uscita jack, semplicissimo, quindi non avete neanche l'ansia della batteria, per dire, che non è una cosa da poco. Quindi tenete conto che l'output di questo jack non sarà incredibile, ma come avrete sentito, come ho sentito io stesso, è un suono molto molto valido, assolutamente piacevole e godibile. Ma la cosa che sorprende di questa chitarra è proprio il suono in acustico, perché io vorrei che voi aveste l'occasione come me di poterla provare di persona, perché questa chitarrina piccola riesce a sprigionare un suono pulito, chiaro, impostato, brillante, con dei bei bassi ma ben definiti. Non è, ovviamente non ha il suono, come dicevo prima, di una Dread, che spesso hanno dei bassi molto importanti, anche molto pastosi, molto morbidi. Questa è molto più brillante e bilanciata, ma per esempio per il fingerstyle uno spettacolo, ma non solo per quello, perché come avete sentito anche fare un po' di accordi lei li fa tranquillamente, da un volume che non vi aspettereste da una chitarra come questa, sempre per il discorso che il corpo è piccolo. Questo vuol dire che Yamaha ha lavorato a un progetto che, nonostante le dimensioni, funziona molto molto bene. Ovvio che io qua ho un solo esemplare, non posso fare un discorso generale, perché probabilmente se ne avessi qua 10, qualcuna suonerebbe un po' di più, qualcuna un po' meno, qualcuna meglio di questa, qualcuna peggio di questa. Ma il risultato di base è che, osservando questo strumento, che costa poco più di 600 euro, ma in questo strumento, che non è economico, mi rendo conto, è compresa anche un'ottima custodia morbida imbottita, ma imbottita in modo serio, non come le custodie che trovate su tutti i vari negozi di strumenti musicali che costano magari 40, 50, 60 euro, con scritto sì sì ci sono 20 mm di gomma piuma di imbottitura, poi le prendete e sta gomma piuma è proprio della densità più infima possibile immaginabile, appena fate così la schiacciate e si riduce a una vera gomma piuma densa ma spessa 5 mm, invece questa qua ha almeno 2 cm di imbottitura, poi ve la faccio vedere con calma, ma un'imbottitura densa, cioè la chitarra è ben protetta, quindi il valore aggiunto è che voi andate a spendere 600, adesso non mi ricordo bene il prezzo, scusatemi, ma ve lo faccio comparire in sovraimpressione, con una custodia che ha il suo vero valore, cioè secondo me nell'insieme già solo quella sono 70-80 euro di custodia. Venendo allo strumento, sapete che sui link di Amazon che trovate in descrizione e ovviamente sul mio shop Amazon la trovate sia così, ovvero con questa colorazione sunburst che è bellissima secondo me, e più c'è anche una colorazione più naturale senza sunburst, bellissima a sua volta. Il prezzo è esattamente lo stesso, tra l'altro il prezzo a cui la trovate su Amazon è esattamente lo stesso su cui la trovate nei vari negozi di strumenti musicali, quindi c'è anche, sapete che ogni tanto Amazon c'è i prezzi un po' ballerini, in questo caso è proprio assolutamente in linea, quindi vale ancora di più la pena. Tavola armonica in abete Sitka, venatura molto regolare, molto bella, finitura molto leggera, infatti magari voi non lo notate, ma si intravede l'ondulatura della venatura dell'abete, che è una cosa assolutamente normale. Una simpaticissima rosetta in abalone che dà un tocco di classe molto interessante alla chitarra, vedete che ha questo ponte piccolino un po' particolare, dalle forme un po' sinuose, non mi fa impazzire, però insomma non è neanche brutto da vedersi, va benissimo così. Fonde fasce in mogano, normalissimo mogano, senza infamia e senza lode, sapete che il mogano è un legno che è generico, economico, ma con delle ottime proprietà timbriche. Insieme all'acero è uno dei due legni che tende un pochino ad asciugare il suono, che cosa significa? Che non è che la chitarra suona meno,
ma non va a creare troppo colore, troppo, una timbrica troppo ricca, che poi magari in fase di registrazione vi può pure rompere le palle, perché se avete un suono che è ingestibile, dopo diventate scemi in fase di equalizzazione quando dovete editare il suono che avete creato. Anche qua i filetti sono sempre Mogano, in questo caso leggermente più chiari delle fasce, ma che ce ne frega a noi niente, è quasi bello da vedere, quindi non c'è niente di male. L'unica cosa che a me non ha proprio convinto tanto è: se mi metti il filetto nero bianco e il Mogano sulla tavola, sul fondo, e poi la parte centrale me la fai semplicemente nera, sei un po' una brutta persona, nel senso che cosa vi costava mettere lo stesso tipo di filetto anche al centro? Avreste dato un tocco incredibile nell'insieme della chitarra, stessa cosa ovviamente anche sul fondo, gli avrebbe dato un tocco di classe superiore, e questo è fuori dubbio. Il manico, anche questo Mogano, poi non sarà Mogano, sarà Nato, sarà, insomma, sono sempre dei moganoidi, sono legni che funzionano bene, che sono stagionati in maniera corretta, con finitura opaca, che è assolutamente piacevole. Caro vecchio, tastiera in palissandro, che oggi è più difficile, sempre più difficile da trovare, o comunque pagando, insomma, viene fuori. Ha anche un filetto lungo tutta la tastiera, probabilmente semplicemente plastico nero, con i dot bianchi sul bordo e madreperla sulla tastiera. La regolazione del Transrode non è qui oltre il capotasto, ma è all'interno della cassa, ma va benissimo così. E l'incatenatura ha anche dei diversi rinforzi sulle fasce che non sono mai sbagliati, probabilmente anche quelli a loro volta aiutano un pochino la proiezione di questa chitarra, che come vi dicevo è veramente notevole, il suono è proprio bello, pieno, ricco e piacevole. Reggi chitarra sul fondo, che poi è anche il jack, e reggi chitarra sul tacco in questa posizione. Io personalmente lo preferisco sulla punta del tacco, ma va benissimo anche qui. Visto che vi ho parlato della chitarra e vi ho detto che insieme alla chitarra c'è una custodia inclusa, vi mostro anche la custodia, che è eccola qui, marchiata ovviamente Yamaha, col suo bel tascone davanti, con anche una piccola tasca qui in verticale, con il suo belle zip. Si apre completamente e come vedete è tutta imbottita qui. Come vi dicevo, secondo me questi sono 25-30 mm di imbottitura, ma è bella densa e c'è lungo tutto il bordo, sul fondo e sul coperchio, se vogliamo chiamarlo così. Altra cosa bellissima che non è così scontata è il supporto del manico, perché questo qua vi salva la chitarra quando, anche se in una custodia morbida, questa casca all'indietro. Sapete benissimo che se vi casca la chitarra anche nella custodia, è facile che la prima cosa a impattare contro il pavimento sia la paletta, e puff, ciao paletta e ciao soldini per sistemare la chitarra. Da dietro vediamo che ha la sua presa qui per essere trasportata, le sue bretelle se vogliamo portarla in bici, motorino, c'è anche la cinghia per assicurarsela, meglio di così non si può, e le due maniglie per portarla a mano in giro. Rinforzata sul fondo con i piedini pure e con un rivestimento gommato in tutta questa parte qua, insomma è una bella custodia. Come vi dicevo, una custodia così, secondo me, un 70-80 euro, se volendola comprare successivamente all'acquisto della chitarra, li spendete sicuro. E sapete bene che anche una custodia rigida arriva a costare come niente 70-80 euro, quindi è un assoluto bonus che vi dà Yamaha con questa chitarra, che è già bellissima così di per sé. Bene ragazzi, io non aggiungerei sinceramente altro a questa chitarra, perché vi ho detto proprio tutto. È comoda, funziona bene, in questo caso il setup era da fare. Le corde a livello di capotasto erano quasi quasi giuste, le ho dovute comunque abbassare un pochino, ho dovuto ovviamente regolare la curvatura del manico e un pochino l'altezza delle corde al ponte, però niente di drammatico. Il risultato è che strumento piccolo, scala corta, setup fatto bene, corde morbide, è una chitarra che è estremamente piacevole da suonare e ripeto, se fate rapporto qualità potenza del suono a dimensione dello strumento, portabilità dello strumento, e ripeto, 600 euro magari non sono pochi soldi per tutti, questo non lo posso negare, però come strumento da viaggio è uno spettacolo e sapete benissimo che altri strumenti da viaggio, quali possono essere per esempio la Taylor che fa la Baby Taylor, la Big Baby Taylor e la GS Mini, comunque là siamo dai 500, 600, 700 euro. Però questa qui mi ha veramente stupito a livello timbrico, più di quanto non mi abbiano stupito tutti gli strumenti di cui vi ho appena parlato, e anche strumenti con dimensione della cassa superiore. È uno strumento studiato molto bene e secondo me vi potrebbe dare incredibili soddisfazioni. Sapete che esiste anche un modello CSF 3M Transacoustic, ho fatto un video dedicato al sistema Transacoustic, quindi per me lasciate stare e concentratevi su questa chitarrina leggera, piccola, portatile e che vi darà un sacco di soddisfazioni.
a chi è orientata questa chitarra? Secondo me a tutti, perché non importa che siate alle prime armi e quindi non volete fare troppa fatica, e ripeto, scala corta e una buona regolazione vi agevolano tantissimo. Se siete dei professionisti, se fate strumming, se fate fingerstyle, avete solo che da divertirvi su questo strumento. Per tutti i dettagli che io potrei aver omesso, basta andare sul sito, sulla pagina ufficiale di questo strumento, vi lascio il link in descrizione, e dopodiché non resta che provarla. Sapete benissimo che se volete sperimentare l'acquisto di questa chitarra e l'acquistate su Amazon, magari sfruttando il mio link di affiliazione qua sotto, avete comunque 30 giorni per provarla e fare un reso eventualmente, se non siete soddisfatti, in modo assolutamente gratuito. Quindi cosa aspettate? Bene ragazzi, anche per questo video una recensione dopo tanto tempo, perché ho parlato tanto di liuteria negli ultimi video e poco di strumenti, ma ci tenevo proprio a farlo perché questo strumento mi ha colpito molto. Spero che anche a voi sia piaciuto, vorrei sapere cosa ne pensate, magari ce l'avete già, magari vi ha fatto scattare la cosiddetta gas, quindi la voglia di comprare un nuovo strumento, fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere se ci sono altri strumenti simili, che se ho occasione di metterci le mani, perché ragazzi sapete bene che siamo agli inizi, non è che ho la possibilità di leggere un commento e dire ah fammi provare tal chitarra e tac me la faccio comparire in laboratorio, non è così facile. Però se ho occasione, perché mi capita, molto molto volentieri io vi faccio una recensione. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver passato qualche minuto in mia compagnia, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video in arrivo, di lasciare un bel mi piace di sostegno al canale, e vi ricordo che nella descrizione qua sotto trovate tutti i link del caso, dal mio shop Amazon Thomann, al gruppo Patreon al quale come sempre vi invito a venire a dare un'occhiata, ma anche i miei vari social come Facebook, TikTok, Instagram e per non finire il gruppo Telegram e il gruppo Discord, dove venire a fare due chiacchiere. Con questo non c'è veramente altro da aggiungere e vi rimando al prossimo video. Ciao!